Io non ho avuto la fortuna di giocarci contro perché ho salvato dopo in Serie A, ma quando si parla di calcio, secondo me il calcio è Diego, cioè che stasera quando hanno fatto vedere le immagini, secondo me col pallone solo lui era capace di fare certe cose, quindi grandissimo Diego. Avete visto anche il Papa, giornata della pace, è una giornata importante. Giornata bellissima, giornata conclusa stasera con una bella partita. Insomma, quelli che hanno avuto meno fortuna di noi. Poi io fare questi tipi di partite a me piace tantissimo, anche perché ho l'occasione di rivedere tanti amici, bravissimo, tanti amici, tanti ex colleghi, avversari di mille battaglie, quindi è stata veramente una giornata bellissima oggi. Il Napoli prima in classifica, ma è chiaro che c'è la sosta, ci sono le inseguitrici che sono ritornate, comunque ci stanno provando, però il Napoli ha 8 punti. Napoli ha fatto qualcosa di meraviglioso, incredibile, complimenti alla squadra, a Spalletti, perché oltre ad aver fatto tanti bei risultati, tantissime vittorie, ha fatto un calcio bellissimo, chi è stato chiamato in causa ha fatto sempre molto bene, quindi il Napoli, insomma, tutto per, come hai detto te, poi il campionato è ancora lungo, c'è una sosta che non è mai successo da quando c'è il calcio italiano, che una sosta invernale così lunga, quindi mancano ancora tante partite, però il Napoli, insomma, con tanti punti di vantaggio, quando si ripartirà è favorito, quella sì, però insomma il cammino è ancora lungo. Grazie, grazie ragazzi. Papà.